Bentornati a Piazza Pallone. A parte che poi i campionati amatoriali, quando ci sono le finali, tirano più gente che magari una partita di Lega Pro, no? Quando sono le finali c'è sempre un... lo senti di più, è più vicino. Eh? È più vicino alle persone, tra virgolette. Sì, sì, su quello non c'è dubbio, in effetti. Poi alla fine, anche se è squadra amatoriale o squadra di terza o seconda categoria, bene o male il paese si identifica sempre una squadra di calcio, okay, indifferentemente che sia magari amatoria oppure campionati di categoria. Andiamo a vedere, torniamo alla partita, la Moviola, perché ci sono tre episodi da vedere, insomma, li abbiamo anche commentati. Allora andiamo a vedere il primo, riguardo il calcio di rigore concesso in favore del Monza, e qua un'ingenuità di Scrosta, la rivediamo magari un pochino più, è già rallentata di suo. Andiamo indietro ancora a vedere. Allora Claudio, cosa dice? Io cosa che ti dica, Giulio? Lui si è lasciato. Lui ha seguito solo la palla, quindi si è trovato l'uomo sotto, l'ha travolto senza volerlo travolgere. Cioè non è, perché altrimenti sarebbe da internare, chiamare il 118 se avesse fatto un fallo così in area. Ma se tu guardi bene, lui gli occhi li ha sulla traiettoria della palla. Poi trova il contatto, l'altro, come sente il contatto, cade, e allora vedi che Scrosta fa una caduta molto accentuata, proprio per il motivo che gliela fa fare il giocatore del Monza. Però comunque è stato ingenuo, lì si sta dietro, è girato di spalle, lo tieni girato verso il suo compagno che gli dà la palla con le mani, apri le braccia, dove vuoi che vada. Presidente, è rigore oppure no? Ero involontario, io non l'avrei dato. No, vabbè, dai, l'ha beccato in pieno, cosa puoi fare? Voglio sentire il nuovo lato, cosa ne pensa. Rigore? Direi di sì, rigore. Sì, è rigore. Sacrosanto, quindi il nuovo lato benedetto, questo calcio di rigore, ma in effetti l'unica forse così, che magari è iniziato fuori area. Mm. Ma cosa dici, Claudio? Ma lui salta, che ha il piede sinistro sulla riga, quindi la linea è area e di conseguenza no. Sì, infatti hanno protestato anche poco poi i giocatori del Manto, insomma, sono resi conto che il rigore era abbastanza netto. Ecco qua. Quindi calcio di rigore, cosa succede? Va sul dischetto Elasny, e qua c'è stato anche un problema grosso, perché sembra che il giocatore abbia voluto calciare a tutti i costi, anche se c'erano direttive dell'allenatore che doveva calciare qualcun altro, e l'ha calciato, come potete vedere, abbastanza male. Claudio però ha detto una verità durante la cronaca, ha detto ma forse già si era accorto il calciatore che Zimmer era sulla traiettoria, quindi ha allargato troppo il piede, ha allargato l'angolo, e quindi per cercare di angolarla ancora di più ha sbagliato, e poi se era in porta Zima la poteva prendere. Claudio, lo confermi così? Ma confermo, succede regolarmente così. Tu guardi, arriva sulla palla che sta guardando il portiere, sì, nel momento che calcia, lui ha deciso di calciare lì, vede Zima partire, nel momento che Zima parte, oddio, dice qua me la prende, allora l'allarga un po' di più, però il po' di più c'è il palo, sì, gli mette l'effetto, diciamo così, ma l'ha allargata di più proprio per evitare l'impatto con il portiere. Secondo me capita, è successo anche a me una volta nella mia vita, quindi te lo posso dare per... Con chi l'hai sbagliato? Contro chi? Ma contro, con gli amatori, non mi ricordo. non me lo ricordo, in un torneo notturno, guarda, ti dirò. Torneo notturno. Io l'ho sbagliato così contro Tacconi, contro i cantanti. Ancora adesso mi dicono Superstrada. Sì, però non è che ho chiuso un po' il piede, no, proprio ho calciato malissimo la palla tutta fuori sotto la curva te, ancora mi deridono in città. Allora, dicevo, volevo sentire anche chi di voi è l'attaccante o un po' rigorista che calcia i rigori. Poi... Lui. Cosa ne pensi di questo rigore? Aspetta, prendi il microfono. Niente, l'ha tirato un po' male. L'ha tirato male? Poi. Male, direi, sì. Ecco, invece bello è stato il gol di Scrosta. Scrosta ha fatto un bellissimo gol, quello subito dopo l'errore, è andato in area, ha detto qua ho lavato la spacca e ha fatto un gran gol. Finalmente, infatti tutti sono andati a esultare, più ringraziamenti nei confronti di Corradi che prova i calci da fermo, finalmente è andato bene. Claudio, un commento su questo gol? No, fa parte, cioè io dall'inizio del campionato che ti dico che stavano lavorando benissimo sulle palle inattive. Tra l'altro è andato, scusate, riguardo adesso aveva due giocatori, sì, di sì, fianco, in mezzo e tre. Due giocatori davanti. Era in mezzo a tre. Prendi il microfono. Esatto, hanno detto anche i giocatori del Nuvolato, è entrato senza paura, insomma. No, ma in effetti, poi questo qua, da quando gli abbiamo detto che lavoravano bene quest'estate, praticamente non ha mai fatto gol. Hanno fatto, questo è il secondo gol, il primo l'hanno fatto tra i notti mercoledì scorso con il Bassano,
Ed è meritatissimo. Mi aspettavo di vedere nel replay che ci fossero più blocchi. In effetti quei due giocatori davanti a Scrosta cercano di fare blocco se vuoi, però è comunque sempre in mezzo a due giocatori, quindi è stato bravo lui e fortunato questa volta che la palla gli è arrivata sulla traiettoria della testa, ma l'ha girata davvero attaccante. Sì, sì, beh, sono gol che poi anche per un portiere sono quasi impossibili da prendere, insomma, sotto la traiettoria troppo forte, troppo veloce, troppo vicino alla porta, cosa dici? Vediamo ancora un po', tac, colpo di testa. Questo gol che ha risolto la partita, quindi nient'altro da segnalare, almeno sotto l'aspetto della Moviola. Dicevi appunto, finalmente da calcio da fermo si è visto qualcosa di importante, ma è quasi veramente un campionato sempre di più in discesa quello del Mantova. È iniziato veramente in grandi difficoltà, però sempre meglio, sempre meglio, sempre meglio. Non ci sono mai state grosse pause fino a questo momento da parte dei biancorossi, almeno come tragitto, come punti presi, insomma. No, sì. Da quando hanno preso il via, dopo le prime famose 7 partite, 3 punti, che hanno cominciato a trovare un po' di amalgama, c'è stata anche una discreta fortuna, oltre che essere stati bravi nelle scelte, che i giocatori giovani, bene o male, si stanno dimostrando giocatori importanti, perlomeno non tutti, ma la buona parte. Sì. Quindi quello che però fa più impressione è vedere Paro correre in questo modo, Caridi correre in questo modo, giocatori sì. di un certo peso sicuramente per la squadra, ma di una certa età, quindi vuol dire che questo è il merito dello staff tecnico. Sì, sì, sì. E sicuramente dell'ambiente, quindi quando sento Juric o qualcuno dire, o anche voi giornalisti, abbiamo un gruppo, è veramente un gruppo, io sono d'accordo su questo, perché queste situazioni le risolvi solamente se sei gruppo, altrimenti non ci salti fuori. Poi c'è stato non mi stancherò mai di dirlo, c'è stato veramente l'attimo che quel qualcosa in più quando è arrivato Boniperti. Sì. Mi ha cominciato da Como, che era l'ultima di andata, Como, Alessandri ha vinto in casa, cioè stracciata la prima in classifica, però per tutta una serie, per i 10-15 gol che sono nati dopo, quelli che non ha fatto Boniperti era l'assist man, gli ha fatto il passaggio da gol, quindi direi che Boniperti è stata la ciliegina sulla torta, che è quella che ci ha fatto fare veramente il cambio di qualità in tutto e per tutto. Claudio, ti faccio quest'ultima domanda, poi andiamo in pubblicità. Alla fine, guardando anche tutti gli avversari, obiettivamente il Mantova forse è la squadra che gioca meglio proprio di tutta la categoria. Cioè, non ho visto avversari al pari del Mantova sotto l'aspetto del gioco, della qualità, ho visto anche squadre superiori. Però come avversari Mantova veramente fino a questo momento ha messo in difficoltà chiunque, togliendo sempre quelle prime giornate famose. No, no, mi trovi pienamente d'accordo, ma ti dirò, anche nelle prime giornate famose io... Sì, qualcosina si... Eravamo alla prima con l'Alessandria, che l'Alessandria era dichiaratamente, ma lo sta dimostrando anche adesso, all'inizio del campionato dichiaratamente voleva vincere il campionato, quindi ai primi in classifica, non ha detto delle parolacce prima dell'inizio del campionato, però la partita ad Alessandria l'abbiamo persa per un episodio, per un errore di marcatura in area da parte di uno dei nostri ragazzi. Non abbiamo demeritato, non ci ha schiacciato l'Alessandria come pensavamo che ci schiacciasse la Cremonese, poi abbiamo perso in casa con il Venezia con un tiro in porta, abbiamo perso in casa con l'Arezzo con un tiro in porta, cioè in tutta la partita, erano tutte partite da 0-0 perché noi non facevamo un granché per meritarci di vincere. Però anche però si vedeva che c'era qualcosa, insomma, sì. Come? Si vedeva che c'era qualcosa, dicevo. Si vedeva allora che c'era qualcosa, però se tu vai a rivederti le nostre cronache, io dalle primissime partite dicevo che questo è un campionato con dei grossi limiti, quindi dovuti sicuramente alle situazioni economiche che girano un po' in tutte le città, e il livello è veramente più basso rispetto alla C2 dell'anno scorso, fidati. Sì. La C2 dell'anno scorso era più alta come qualità. Sì, 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 sì. Soprattutto in girone di ritorno. In tutto e per tutto. Quindi ci si immaginava che essendo una C unica, con squadre che puntano alla B, ci fosse più competitività, però evidentemente il fattore economico sta pesando su quasi tutte le società. Esatto, esatto. Allora direi che possiamo andare ancora in pubblicità, ci vediamo tra poco. Applauso. Piazza Pallone. Allora. Dica. Presenza femminile a Piazza Pallone è sempre graditissima e sempre anche molto rara. Sempre anche molto rara. Oltre a quella dei cuochi. Oltre a quella dei cuochi, qua ci chiamiamo davanti a un cuoco, chiamo Eminenza. Allora, prossimo turno, contro chi giocate?
Vediamo, vediamo se te lo ricordi. La prossima partita è Libiola ed è sabato pomeriggio in casa, giusto? No, a Libiola. Ah, a Libiola? Libiola Nuvolato? Libiola Nuvolato, sì. Un derbino. Derbino della Bassa. Ho capito. Dove? A Libiola, dicevo? A Libiola. Giorno? Sabato. Voi giocate sempre di sabato, eh? Sì, quasi sempre di sabato. Sì, che a differenza dell'UISP invece tante volte giocano anche di venerdì, di lunedì, fanno anche turni, turni bene o male diversi, insomma. E dicevi il campionato così così? È stato un campionato un po' difficolotto, diciamoci la verità. Come ho detto, siamo stati sfortunati, ci sono stati degli infortuni. Chi è che si è fatto male? Vergogna. Non sono parecchi. Ha alzato la mano. Alle fortune, eh? Che è prima in classifica in quel girone lì? Da una vita che fa sempre bene in campionato. Sì, sì. Ah, beh, insomma, con Libiola si può fare qualcosa, sì. Noi siamo ultimi, loro terzi ultimi, quindi speriamo di fare. Che non c'è il microfono. Noi siamo ultimi e loro sono terzi ultimi, quindi può essere, diciamo, quasi una finale di Champions. Allora, ce la dobbiamo giocare bene. Dai. Sì, dobbiamo essere carichi. Allora, andiamo a ascoltare le interviste, ma sì, dai, quelle raccolte dopo la partita e noi ci vediamo tra poco. Mister contento. Stracontento, perché ci voleva una partita così. Giochiamo contro diretta concorrente che ancora deve subire penalizzazione, penso che questa vittoria veramente vale triplo. Penso che noi abbiamo avuto 3 palle gol con il Said, poi con traversa di Ponda, con occasione di Gonzi, e poi abbiamo subito un rigore su fallo laterale dove sicuramente, non l'ho visto, però magari dovevamo essere più attenti, poi per una volta in questo campionato anche a noi ci è girata bene. Siamo contenti, io sapevo che Pea è un allenatore che è molto difficile giocare contro di lui, infatti non ho mai vinto fino adesso in 4 partite, e lui mette molto su secondo palle, su aggressività, e poi fase difensiva si abbassa, chiude spazi, non è facile trovare gli spazi giusti per fare male. Ma io penso 45, no? Noi, se non c'è penalizzazione sarebbero 42 a 8 giornate di fine, sarebbe veramente una grande cosa, invece dobbiamo essere ancora molto attenti, molto, molto concentrati. Adesso abbiamo di nuovo 2 trasferte contro due squadre in salute, però noi ce la giocheremo come stasera, come altre volte, cercando sempre di fare il risultato pieno. Caridi ha fatto bene, sono contento, ha dato un grande contributo, il Gonzi è entrato bene, poi abbiamo Tavant che comunque è un ragazzino che alterna partite importanti come l'altro giorno con prestazione un po' sottotono, però è importante sapere che comunque anche, vorrei nominare anche Pondaco che non ha giocato da tanto tempo ma ha fatto una partita veramente impeccabile. Ma noi abbiamo questo obiettivo, no? A me mi hanno toccato anche un po' parole di Said che ci ha dato tutti una lezione di comportamento, me incluso, dove ha detto che noi dobbiamo fare il massimo come gruppo, salvarci anche in questo modo, dare una mano alla società che si mette a posto, e penso veramente che anche a me stesso mi ha dato una lezione di comportamento. Noi tutti ci auguriamo così, perché comunque si è creato un bel gruppo molto legato alla città, ai tifosi, che veramente sta dando tutto, e sarebbe ideale che su tutti i fronti andiamo bene. Sì, un minuto di pura follia, perché abbiamo sbagliato il rigore e soprattutto abbiamo preso subito il gol. Questo è quello che ha determinato la partita. Mi dispiace perché la mia squadra stava facendo una grossa gara. A tratti abbiamo anche condotto gioco, abbiamo anche creato diverse palle gol, purtroppo però gli episodi determinano. E questa cosa mi dispiace molto, soprattutto per i ragazzi. Allora, io sono contento perché ho fatto quasi prima parata queste ultime partite che sto giocando, quindi sono molto contento che ho salvato questa vittoria qua e che abbiamo preso questi 3 punti importanti per noi. Secondo me, non sono sicuro, però secondo me se la mette in porta la prendo, quindi non so se la voleva calciare lì o poi ha cambiato la idea, non so. Grazie, anche io sono contento
Queste, come l'ho detto prima, queste 4-5 partite ho fatto quasi, non so quanti, 3-2 parate, è importante anche per me, perché è molto importante fare qualche parata in partita, non è stare sempre in porta senza tiro e non fare niente. Questo è difficile per portiere. Poi arriva un tiro in porta, un gol e così è brutto dopo. Quindi sono molto contento. Un miracolo, penso. No, è il bello del calcio tanto, no? Ma onestamente non lo so. Cioè, dovrei riguardarlo perché non ho capito bene cosa ho combinato. E invece il gol? Il gol è andato dentro, la palla è arrivata sulla testa. È entrata, fortunatamente. Ma la dedico a una ragazza del paese mio. Abbiamo fatto una gran partita, siamo contenti. Adesso vediamo la luce, non è che prima la vedevamo un po' meno, adesso si vede molto di più. Dobbiamo continuare a stringere i denti e credo che questa sia una partita del gruppo, la vittoria del gruppo. E una dedica speciale va ad Alberto Corradi, allenatore in seconda, perché finalmente nella partita forse decisiva e più importante dell'anno abbiamo fatto gol su palle inattive. E se lo merita, perché lavora notte e giorno a guardare filmati, a cercare soluzioni, e oggi credo che si merita questa vittoria. Sì, questo è un gruppo importante, un gruppo compatto che ha voglia di sacrificarsi, che lotta, è serio, e secondo me si potrebbe costruire tanto. Abbiamo l'esclusiva, la dedica di Scrosta è per il vicepresidente del Nuvolato. Ah, non è vero. Lei, la ragazza, c'è un applauso anche. È un'abitudine insomma, di questi ultimi anni, che quando fa gol sempre il segno del cuore, dei calciatori, lo dedico a te, il segno tribù. Però una donna fa sempre piacere. Cioè. Sì, ma non lo dedicano mai il gol. Vergogna! No, il problema è perché non fanno gol. Te, Claudio, ci provo per me. No, io sono d'accordo con loro che dice no. Lo dedicheremo anche, ma non riusciamo a farlo. Come... Cioè, prima fate gol, poi io sono contenta. No, mi raccomando, il prossimo gol dedica al vicepresidente così. Mi raccomando, sì. Va bene. Claudio, non si fa, però no, anche a suo tempo non è che si esultava così tanto ad fare le dediche varie, no? Boh, ma no, non esisteva ai tuoi tempi, zero. Era una cosa normale fare gol ai miei tempi, non c'era da tutte. Poi dopo, insomma, io sono d'accordo con quelli che non sono d'accordo. Te come risultavi, Claudio? Come risultavi? No, non mi ricordo neanche, secondo me correvo, facevo così. Cioè, l'attimo dell'adrenalina, non quando non vedi, si vede esultare. Quando vedi la palla andare dentro, per un attaccante è il massimo dell'adrenalina. Dopodiché... esultanza dipende dal momento, cioè, viene fuori così. Dopo hanno inventato togliersi la maglia, fare le dediche sulle maglie. Sì, dopo beh. Che insomma sono. Quella è colpa nostra della televisione. I balletti con sì, i soldi. Sì, sì. Io ho fatto un gol solo a 11, me lo ricordo ancora, contro il Pozzolo di testa, perdiamo 7-0, ho fatto il 7-1, fa una festa. Cioè, una festa mi hanno fatto con la partita. Il gol di, pensa a te, di testa, Claudio. Ho visto succede così, quindi... ma una festa mi hanno fatto. Tu hai provato... Da vergognarsi, che 7-1, vedere la mucca di gente che urla. Insomma, è stato da vergognarsi, non ricordo. Ricordo no, il no. Sportivo ogni Santi, che saluto, erano venuti qua anche un... Il gol è gol, Giulio. Gol è gol. Il gol è gol. Giochi anche un po' a calcio? Allora, ho giocato a scuola con alcune compagne di classe, abbiamo creato nel nostro istituto il torneo di calcetto femminile. Però a un certo punto il professore ha preferito evitare di arbitrare, perché con i falli noi donne siamo cattive. Quando giochiamo, noi giochiamo per vincere. Pensa che però ho visto anche tante partite di calcio femminile, tecnicamente le ragazze sono molto molto brave. E poi ascoltano spesso molto anche l'allenatore, anche tatticamente. Io ho visto una volta una squadra danese che aveva giocato a Mantova, ero rimasto impressionato da come erano messe bene in campo. Tu hai avuto anche una volta un'esperienza, hai allenato una squadra femminile? Mi viene in mente, sì. Ho fatto un paio di mesi a Modena con una squadra dove giocavano le figlie di un amico.
Hai fatto benissimo, tra l'altro. No, da ultimi siamo arrivati i primi due mesi, dopo sono tornato a casa. Cioè, le donne, io ho detto e lo ripeto, ho fatto una prova tattica il venerdì, la domenica abbiamo fatto tre gol con quella prova tattica lì. Vedi, sono... con quello schema lì. Allora, dopo altri due schemi negli altri due allenamenti, la domenica dopo con i tre schemi abbiamo sempre vinto. Mettevo uno schema... Sono molto attenti, loro hanno un po' più di materia grigia le donne rispetto a noi uomini, mi duole dirlo, ma purtroppo è così, quindi loro poi hanno... Effettivamente, Aria. Non è quello, siamo più furbe, non siamo forti come gli uomini, ecco. Quindi dobbiamo giocarcela di testa. Anche quelli che hanno la pancia. E quindi... Ero bravissimo quello, con i piedi, per forza di velocità d'occa. Quello che ha detto lei, hanno la cattiveria addosso che le partite, quando giocano, vogliono vincere davvero. Non sono tanti gli uomini che hanno questa cosa. Ho capito, ho capito. Allora, torniamo al nostro manto, ma andiamo a vedere i risultati dell'ultimo turno di campionato. Andiamo lì a vedere in grafica la vittoria del Gian Erminio, questa molto importante, 3-1 sul Real Vicenza, 1-1 del Novara contro il Sudtirol, Alessandria Albinoleffe 1-1, Pavia Pordenone 1-0, Venezia Cremonese, crisi nerissima davvero. Si pensava sempre una rinascita della Cremonese, ma più si va avanti, più invece più la situazione è particolarmente difficile per la Cremonese, 3-0 contro il Venezia, poi la vittoria del Bassano contro la Torres, 1-0 del Como contro Renate, 0-0 dell'Arezzo contro la Feral Pisalò e 1-0 della Pro Patria contro il Lumezzane. Devo vedere la classifica, eccola qua. Allora, diciamo che in alto le squadre che si giocheranno probabilmente la Serie B sono ben delineate, insomma, con Alessandro Pavia Novara, poi Bassano che si giocherà il quarto posto eventualmente per andare ai play-off in base al quarto posto delle altre squadre del girone, dei gironi B e C, e poi il Como che potrebbe eventualmente tirarsi su, il resto è tagliato fuori, insomma. Bassa classifica invece, c'è più lotta, però vedete il Mantova con la penalizzazione già fatta, cucita, cotta e messa in forno è a 39 punti e questo è un risultato eccellente. E la distanza è quella della Gian Erminio, ricordandoci sempre che il Monza avrà tanti punti di penalizzazione, se non saranno tre saranno tra i tre e i cinque, dopo bisognerà vedere cosa deciderà il Tribunale federale. Poi ci saranno altre penalizzazioni soprattutto per anche per il Venezia e anche per il Novara, che sono le squadre che sono state deferite fino a questo momento. Quindi veramente Juric ha detto 45 punti siamo salvi, cosa dici? No, io anche 44 dico, proprio giocando sul fatto del Monza, perché la zona salvezza va a 30 adesso, quindi non guardare i 34 della Gian Erminio. Potrebbe essere anche una grossa occasione per il Mantova a raggiungere una salvezza anticipata, significherebbe provare anche tanti altri giovani, ci sarebbero anche delle giornate in più, insomma veramente sì, la manna dal cielo sarebbe per la società e per tutto conquistare una salvezza. È un lavoro che immagino, dipende sempre dallo stato d'animo di Juric, perché se Juric fa questa exploit veramente di salvare questa squadra, che all'inizio molti di noi facevano fatica a dargli un euro sotto questo aspetto, è normale che se gli proponi un progetto interessante lui vuol vedere tutto quello che c'è in casa. Allora vorrà vedere anche altri giocatori che si è portato dalla Berretti, che non ha fatto esordire, perché insomma tutta una serie di cose. Se invece Juric salva il Mantova ma sa già di andare via, non è che abbia... Sì. Grandi stimoli, per andare a vedere Del Baro, per andare a vedere altri giocatori della, sì, della Berretti, cioè s'arrangerà chi arriva dopo. Cioè, infatti è per quello, dato torniamo anche un attimo in studio, benissimo, ed anche per quello che le decisioni che si dovranno prendere per quanto riguarda il Mantova in società bisogna farle nel giro di pochi giorni, non c'è niente da fare, non ci si scappa. Secondo me sei ancora in tempo a poter blindare buona parte di questa squadra. Sì. Anche perché ritengo che i giocatori si siano, a parte che lo dicono in tanti, si siano trovati benissimo, hanno fatto, non succede mai in una squadra dove le prime sette partite fai tre punti e il pubblico è dalla tua, che ti incita sempre, sì, perché vede che corri fino al 95esimo e non ti fa una critica praticamente. Quindi questi giocatori qua dicono, io piuttosto che andare da qualsiasi altra parte, se si può, sto qua. Sì. Prossimo turno andiamo a vedere con turno drammatico, uno dei tanti, no, questo meno, quello dopo ancora peggio. Allora, questo qua, venerdì alle 19:30, Feral Pisalò Mantova, poi vediamo
Di sabato si gioca, come vedete, Lumezzane Monza, Pordenone Como, Albino Leffe su Tirolle, poi alle 17 di sabato Bassano Pro Patria, sempre di sabato Cremonese la Vicenza, poi Gian Erminio Monza, questo derby molto interessante, che è questo qua, è decisivo, che si giocherà nel, forse per la prima volta nello stadio di Gorgonzola, dopo che per tutto l'anno praticamente ha giocato al Brianteo, poi Novara, Renate, Arezzo, Alessandra, Torres e Pavia. Quello che poi ci spaventa è il turno prossimo, il Mantova, tanto la prima volta che fa tre trasferte di fila, quindi andrà a giocare il prossimo turno, lo diciamo già adesso che per me è un dramma, per tutti, a Pordenone alle 11 di mattina, cioè incredibile. Di domenica, quindi a te Claudio, ancora con così il, la cuffia quella per Giulio, andare a letto. Ma, che noi andiamo via il sabato, non hai capito ancora. Cioè, via sabato, certo, come una notte a Pordenone, andiamo via ragazzi. Come la squadra, noi, ma non via come la sarà squadra. Indimenticabile. Trasferta. Sì, andiamo in trasferta il sabato. Seratona. Facciamo la seratona, vedi come vedi. Il presidente. Ho capito. È importante. Allora, Claudio, discorso che abbiamo fatto prima, beh, abbiamo visto la classifica, abbiamo visto un po' tutto. Allora Claudio, non ti chiedo niente perché vado in pubblicità e facciamo. Vabbè, vai dove vuoi. Vabbè, a dopo, pubblicità, applauso. Andiamo a Piazza Pallone. Allora, fase finale della nostra trasmissione. Allora, andiamo a vedere come sempre 10 anni fa, un gradino alla volta, il Mantova allora stroppò un punticino sul campo del Pro Patria. Un Pro Patria Mantova di 10 anni fa, esattamente il marzo del 2005. Andiamo a vedere il filmato originale del TG Sport di Telemantova. Dopo. Un primo tempo grintoso non basta ai biancorossi per superare l'esame Pro Patria. Ieri sera, durante il posticipo di campionato, il Mantova non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 in un match in cui i ragazzi di Mister Di Carlo sono stati costretti ad infrangere le speranze di vittoria contro un muro tattico difensivo perfettamente allestito da Patrizio Sala. Certo, nel primo tempo il Mantova aveva lasciato ben sperare con numerose azioni da gol che forse avrebbero meritato una sorte migliore, ma si sa che nel calcio gli errori si pagano e ieri il Mantova non è riuscito a sottrarsi a questa legge non scritta. È dal primo minuto di gioco che i ragazzi di Patron Lori hanno dato l'impressione di voler subito chiudere la gara. Tarana, autore di un'ottima prestazione, perfettamente imbeccato da Caridi, non è riuscito a chiudere il pallonetto vincente. Dopo il tentativo al settimo minuto di gioco con il tiro centrale di Eria, scoccato grazie all'errore in fase di impostazione di Gelsi, la Pro Patria sparisce dal campo per lasciare il posto ad un Mantova davvero scatenato. Al 14esimo Poggi centra la traversa con un pallonetto da posizione invitante. Solo il legno ha potuto parare la bella invenzione dell'attaccante biancorosso. Al 18esimo e al 21esimo sarà lo scatenato Tarana ad esaltare i tifosi mantovani giunti allo sperone di Busto Arsizio. Prima con una bomba di sinistro che Cappelletti riesce a deviare in corner, poi il tiro, forse troppo precipitoso, dello stesso esterno biancorosso che termina lato da buona posizione. Il primo tempo termina qui, tra sussulti e quasi gol. Nel secondo tempo si capisce subito che qualcosa è cambiato. I Bustocchi partono bene, prima al 50esimo con il colpo di testa di Temelin su punizione di Tramezzani, poi con l'occasione più ghiotta per la Pro Patria, che ha visto protagonista al 58esimo lo stesso Temelin. Quest'ultimo ha sparato altissimo una respinta corta di Bellodi su punizione di Boscolo. Al 61esimo si rivedono i biancorossi, con la ciccata di Graziani da ottima posizione. Il bomber biancorosso non è riuscito ad impattare il pallone dopo una bella azione di contropiede. Le azioni da ambo le parti moriranno qui, così come il gioco, perché salvo un tiro da lontano di Tramezzani al 78esimo e una mischia in area all'80esimo che il Mantova non conclude, il match non avrà più nulla da raccontare. È 0-0 e il Mantova è terzo in classifica in coabitazione con il Grosseto, a 3 punti dal Pavia e 4 dalla Cremonese. Nulla di definitivo dunque, tutto ancora da giocare. Dicevi, Claudio, c'era tanta gente, dicevi? Sì, ho visto tanta gente sugli spalti. Sì. 2 anni fa, quando siamo andati, non c'era... Sì. C'era pochissima gente. C'era pochissima gente. Anche lì, evidentemente, la crisi si fa sentire anche sotto questi aspetti, perché... Allora, ripeto, io fino adesso il pubblico maggiore è stato Alessandro. Basta. Cioè, quello, la prima giornata di campionato, Alessandra Mantova, è stata la tifoseria che fuori casa ha fatto vedere qualche persona allo stadio. E a Cremona c'era discreto. E a Cremona, perché c'è solo perché c'era il derby, per quel motivo lì.
insomma, comunque la differenza è evidente, che già quando eravamo io e te a fare le cronache in B si parlava di un grosso calo in Serie B. Adesso proprio siamo, non dico ai minimi storici, ma ci andiamo vicino, insomma. Allora, parliamo del nostro nuvolato. Allora, voglio sapere nome, cognome e ruolo. Siamo pronti? Solo per capire chi è il cuoco, è mica per altro. Allora, siamo pronti, adesso vediamo se arriva anche... Allora, io sono Fausto Tinazzo, non sono un giocatore. Aspetta, che vediamo se riusciamo anche... Il nostro cameraman che viene a fare... Graziano, tutto fare, eccolo qua. Allora, nome e cognome. Fausto Tinazzo, non sono un giocatore, un dirigente. Ok, poi? Alessandro Madella, sono allenatore. Brugnati Cristiano, centrocampista, anche se storico prendo diversi ruoli quest'anno. Ci sono gli infortuni, no? Purtroppo sì. Giannunzio Gelati, io sono il presidente. Applauso. Della squadra. E con l'occasione faccio gli auguri a tutta la squadra. Ok. Ecco. Alessandro Zombini, l'abbiamo detto prima, chef della società, ecco. Però ricopro anche il ruolo di consigliere della società e allenatore dei portieri. Cioè, veramente, tanta roba, chef, consigliere, calciatore. Rezzate Ivan, aiuto cuoco della società. Detto Torello. Io sono Michele Moreno, centrocampista, ecco, diciamo. Ok. Cavicchiolo Andrea, sono socio della società. Qua piuttosto che dire che sono calciatore, ma io... Simone Sogliani, centrocampista. Michele Colamarino, centrocampista. Ok. Mantovanelli Simon, consigliere. Ecco, volevo parlare ancora un attimo con l'allenatore. È certo che è appassionante, io qualche volta ho giocato negli amatori, è un gruppo d'amici, insomma, esatto. Fondamentalmente. Non è neanche facile poi... cercare il modo anche di potersi allenare, insomma, non bisogna fare né tatticismi, non bisogna né essere come si può dire degli Ironman, insomma, bisogna trovare dei giusti equilibri per allenare una squadra amatoriale, infatti. Sì, no, bisogna trovare degli equilibri giusti, sempre pensando che siamo un gruppo di amici che passano 2 ore insieme alla sera per divertirsi. Ah, lo facciamo alzare? Sì, cioè, è stato richiesto, sì. C'è un gruppo d'amici che passano 2 ore insieme la sera per divertirsi, però sempre pensando che è bello vincere, perché se non si vince ci si diverte anche poco. Però insomma ci sono anche così, si sente molto anche durante la stagione, è un passatempo alla fine però sì. Che vi mantiene in forma, vi sì. Mantiene uniti, insomma, e poi insomma fa gruppo, non c'è niente da fare. Fa gruppo soprattutto, perché come dicevo prima è un gruppo d'amici che si ritrova quelle 7-8 ore a settimana per passare un po' di tempo spensierato giocando a calcio. Sì, tra l'altro lo ricordiamo, la fortuna di tantissimi ristoranti e pizzerie, insomma, esatto. Adesso noi abbiamo lo chef, però abbiamo anche la fortuna chef di... in che senso? Chef in che senso? Quando ci sono le cene della società, lui che si diletta a preparare i primi e i secondi, insomma, e le grigliate varie, ecco. Menù! I nostri menù sono i menù classici della nostra zona, quindi si parte con... Noi facciamo dei maccheroni fatti in casa con del ragù di maiale e di manzo. Poi facciamo i nostri stracotti di manzo con la polenta brostolita, se no facciamo grigliate di carne con fiorentine, costine e quant'altro. Poi il nostro affettato classico che è la coppa fatta in casa, il salame nostrano. La coppa fatta in casa. Sì. Noi in campagna uccidiamo i maiali come una volta, quindi esatto. Ovviamente tutta la carne che facciamo la... Per me è animale sacro. La condiamo per fare i nostri salami. In India la vacca per me... Assolutamente sì, insomma nelle nostre zone noi cerchiamo di continuare le nostre tradizioni. Ho capito. Poi dopo nelle occasioni migliori facciamo anche il brodo di capone con gli agnoli. Adesso ho capito perché sono nella società. Giustamente. Che meraviglia, Claudio. Te facile, Rocco Ferraro fa soldi risotti, si dice. Facile far solo risotti. Vedi qua. Cioè, abbiamo il nostro chef che può andare in competizione con lui. Allora io ho avuto modo. Risotto numero 1, sì. Ma poi anche a tante altre cose, Alberto.
sono bravi perché loro hanno passione. Perché... Fanno... Ah, microfono. La differenza è che loro fanno il risotto quello asciutto, noi invece lo facciamo all'onda, noi utilizziamo il brodo di cappone per fare il riso. Quindi noi facciamo il riso morbido, invece loro fanno il riso asciutto. Assaggeremo anche quello. Ricordiamo un volato che è una frazione di? Di Quistello. Quistello, quindi di Quistello, Basso Mantovano. Sì. Sì, sì, loro fanno il risotto all'isolana, in poche parole. Sì. No, noi lo facciamo alla Quistellese. non difendiamo. Assaggeremo e daremo il voto. Piacerebbe fare una sorta di master chef alla Mantovana con gente che tira addosso lo stracotto. Questo stracotto! E questo le nagnolini! No, comunque... Ma cattive, cattivi, cioè proprio uno mangia la polenta, vergogna, questa è la polenta, sì. Comunque volevo cogliere l'occasione per ricordarvi che dal 22 di giugno al 10 di luglio noi facciamo questo importante torneo che ci diversifica e ci distingue, diciamo, da tutti gli altri campionati della zona, sì, per tirare su fondi per la società, perché comunque è difficile mantenere, anche se a livello dilettantistico, una squadra di calcio, perché ci vuole molto impegno. Da parte delle persone che ci sono dietro c'è comunque un grosso impegno, anche comunque da parte dei giocatori e del mister stesso. E quindi dal 22 di giugno al 10 di luglio noi facciamo questo torneo importante dove possiamo anche scontrarci con la cucina. Ah, certo, ci invitate. Sì. Assolutamente sì. Assolutamente, andiamo, sì. Sicuro? Se sono al mare, Saltino, lo facciamo il torneo. Sì, certo, sì, sì. Primi di luglio ci andiamo. Ci andiamo dove volentieri. Andiamo a vedere sulle palle. Ah, come? Mister ha aggiunto una pietanza, eh? No, beh, c'è. Cinghiale. Abbiamo già il menù fatto con diversi tipi, sono le trippe alla mantovana. Allora, partenza, via ancora. Quindi, via. Senti, alzi un attimo perché... Sì, no, ci sono diversi piatti. Riassumendo, 22 giugno... Dal 22 giugno al 10 di luglio. Festa Nuvolato, torneo di calcio di quelli fini. Esatto. Menù le serate sono da lunedì, mercoledì, venerdì sono le serate. Il menù varia tutte le sere con serata di trippe, serata di pappardelle col cinghiale, sì, maccheroni con la lepre. Ora pro nobis. E poi ci sono anche le tagliatelle con l'anatra. Quindi ora pro nobis. Più i secondi vari di grigliate di maiale, la serata argentina con la picagna, quindi... Ah! Insomma, un bella, qualcosina non di bello. Non riesco a dire niente. Sono emozionato, no, vengo volentieri. Dai, facciamo un saltino. Andiamo sicuro. Allora, ancora un applauso, complimenti, grazie di essere venuti a Piazza Pallone. Grazie al vicepresidente, grande appassionato, mi raccomando, forza Nuvolato. Grazie sempre. Claudio Turella di essere come sempre qua grazie con a voi. Noi. Allora, lo ricordo. Dopo Piazza Pallone la cronaca della partita a Monza-Mantova, poi domani Calcio Mania con Matteo Bursi, le basket con Andrea Giangiulio, tutti i giorni TG Sport, lo sport su Telemantova non vi abbandona mai. Ci vediamo lunedì, ciao, applauso. Vediamo ora questo calcio di punizione in favore del Mantova, la palla dentro, il colpo di testa e il gol del Mantova, realizzato da, adesso cerchiamo di capire chi è, giocatore del Mantova. Scrosta, pensa te, l'ironia del calcio, aveva fatto un errore, poi è andato a fare gol, dovrebbe essere lui, adesso vediamo se sì è lui, scrosta, è andato a realizzare di testa, pensa te com'è il calcio, aveva fatto una fesseria, è caso di dirlo, in occasione del fallo da calcio di rigore e poi una volta sbagliato il rigore del Monza è andato a fare gol di testa. Tell me.